È difficile immaginare delle condizioni meteo più avverse. Il clima è particolarmente rigido e la neve è caduta senza sosta per buona parte della giornata. Un caloroso grazie va rivolto al personale dello stadio che ha garantito lo svolgimento della partita. Ci hanno informati che molti hanno incontrato delle difficoltà nel raggiungere l'impianto. Ci auguriamo comunque che questo non pregiudichi lo spettacolo che ci attende stasera. Mare Rosso, la casa dei Reds. Questa è la fortezza di Roma. Da pochi minuti si scende in campo. Vedremo grandi nomi su due maglie prestigiose di questo sport. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? La prestazione di Jordan Henderson potrebbe essere la chiave di questa partita. È diventato un giocatore di livello internazionale. Molto tecnico e intelligente dal punto di vista tattico. Sa giocare a tutto campo. Quello che possiamo definire, Fabio, un tuttocampista. Ha senza dubbio. Prova la giocata nello spazio. Prova il tiro! Un gol strepitoso! Troppo solo! Cosa possiamo aggiungere? Sturridge? Sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Paolo Dybala. Lallana. Prova Sturridge. Virgil van Dijk. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. L'appoggia sulla fascia. Paolo Dybala la gioca all'indietro. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Paolo Dybala si prepara a battere a rete. Dybala! E non lascia scampo al portiere! Un gran gol! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Si riparte, di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Milner è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Il portiere la calcia lontano.
Il Liverpool sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Cerca il compagno libero. Paulo Dybala. Preferisce il retropassaggio. Allarga il gioco. C'è il retropassaggio. Pjanic. Occasione da rete. Il palo salva il portiere. Alessandro. Joao Cancelo. Va via in profondità. Cerca il tiro. Alisson dice di no. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Buona deviazione del portiere. Ci mette una pezza. Cambia gioco. Pericolo. Allontana il pallone. Pjanic. E trova bene il compagno. Ha la possibilità di andare verso la porta. Vuole la profondità. Buona lettura difensiva. Sarà però calcio d'angolo. Pjanic. Sceglie il tocco corto. Pjanic. Occhio al Alisson dice di no. Si libera della palla ed evita complicazioni. Matuidi. Che tentativo. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lancio lungo del portiere. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Shaqiri. Lallana. Allarga il gioco sulle fasce. Cerca un compagno. Dunque, rimessa laterale. Dentro il pallone, teso. Lungo passaggio in avanti. Cerca spazio. Provano a partire in velocità. Bentancur. Pjanic. Prova il filtrante. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Lallana. Milner. Robertson. Bonucci. Joao Cancelo. Pjanic. Pallone alto nello spazio. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa. Un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Milner. Fallo netto.
non c'è ombra di dubbio. Mané! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Pjanic, Matuidi, Benatia, Mandzukic, Matuidi, Alexandro, Jordan Henderson, Sturridge, la gioca sulla destra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Bentancur, Joao Cancelo, Dybala, brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Pjanic, Bonucci, Alexandro, ottimo dribbling, riceve in ottima posizione, Matuidi, prova a tirare e c'è il gol della Juve. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Soltanto rimessa laterale qui. Mandzukic, buon lancio. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Il Liverpool ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Vuole la profondità. Bel pallone. Non può sbagliare. Alisson dice di no. Palla allontanata senza troppi complimenti. Hanno già riconquistato. Dybala! La toglie dalla porta! Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. È venuto il momento di alterare la formazione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Jordan Henderson prova a giocarla in profondità. Qui può partire il contropiede. Prova Sturridge. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Si libera la grande. Cerca il numero. Mandzukic preferisce il retropassaggio. Alexandro riceve un bel pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Cerca un compagno. Cristiano Ronaldo! Palla dentro, c'è il gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Conclusione potentissima e portiere battuto. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro.
Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Cerca spazio. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Mané. Palla tagliata bassa. C'è la palla lunga in avanti. Khedira. Prova a prolungare. Palla in profondità per il Mandzukic. Il portiere si oppone. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. Prova la giocata nello spazio. Può colpire. E c'è ancora un gol. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Il colpo sotto. Per come era messo con il corpo, sembrava volesse calciare forte in porta. Invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Si riparte con una differenza di tre gol, non poco. Mohamed Salah scatta verso il pallone. Mané! Può provare, ce l'hanno fatta! È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. A tu per tu con il portiere è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Cristiano Ronaldo. Mandzukic riceve la palla, pallone lungo in verticale. Milner prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Fallo, nessun dubbio. Prova il filtrante, cerca spazio, vuole la profondità, allontana il pericolo. Alessandro prova a passare con un pallone profondo, sulla fascia, è libero. Mané. Prova Salah. Tentativo di allungare il gioco. Benatia era ben posizionato e intercettato il pallone. Salah! Khedira. Robertson. Di forza. Cerca un compagno. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Che rimonta, Luca, cosa ne pensi?